Io che vivo il territorio me ne accorgo che girando gli uffici c'è carenza di personale, infatti ci sono lamentele sia da parte dei colleghi sia da parte della clientela, perché l'azienda in questo momento è da 3 anni che dà degli incentivi per l'esodo e quindi nel momento in cui i colleghi escono e non vengono rimpiazzati, logicamente manca tanta gente sia allo sportello e sia come sale consulenze. Oggi l'azienda, siccome è diventata per il 40% società per azioni, quindi logicamente l'intenzione è quella di fare obiettivi, di fare cassa, quindi dà degli obiettivi abbastanza sfidanti e i colleghi subiscono anche delle pressioni commerciali, pressione commerciale perché l'azienda logicamente deve raggiungere gli obiettivi e quello che paga sempre, che viene stressato è sempre il lavoratore. Il Congresso Provinciale ha evidenziato le grandi criticità che in questo momento vive un settore che è stato un settore nevralgico ed è un settore nevralgico. Tra l'altro lavoratori che in piena pandemia hanno garantito il servizio e sono stati tra i tanti che non si sono mai fermati, quindi intanto è doveroso un ringraziamento. Nella nostra realtà purtroppo però si sconta una sempre maggiore chiusura di sportelli postali e equivale soprattutto nei centri minori della provincia di Messina a un abbandono, a un depoveramento appunto di un presidio che storicamente è quello che ha rappresentato l'ufficio postale. Quindi da questo punto di vista vi è da un lato la necessità di garantire i servizi ai cittadini per evitare la desertificazione di questi territori, dall'altro la necessità che questi servizi postali e quindi anche gli uffici restino in piedi e soprattutto abbiano il personale adeguato numericamente per poter garantire questi servizi.